Dunque, andate a pagina 158 del volume C di Epica. Oggi vi spiego spazio, tempo e personaggi nell'Odissea. Allora, per quanto riguarda lo spazio, abbiamo degli ambienti esterni e degli ambienti interni. Degli ambienti esterni, il mare, l'isola e in generale le terre sconosciute dal nostro eroe Ulisse, Odisseo. Dunque, il mare che cosa rappresenta? Ovviamente vi spiego solo le cose che dal libro non emergono. Il mare, dice il testo, è la trasfigurazione mitica dell'ira di Poseidone. Come al solito, i greci avevano bisogno di personificare qualcosa. In questo caso, l'ira del dio del mare, Poseidone, finisce per dare un volto a quello che è il pericolo di un mare in tempesta, per esempio. Il mare è un luogo che affascina, che spinge ad esplorare. Il mare è un luogo di vita, ma anche di morte nel momento in cui si scatena la tempesta. Quindi Nettuno, Poseidone, in pratica, rappresenta questo. Poi, per quanto riguarda l'isola nella letteratura è, come dire, un locus amenus, cioè un luogo piacevole, ideale. In latino amenus significa bello, è bello nel senso di gradevole, piacevole, un luogo dove si sta bene, dove c'è pace, dove c'è il piacere della vista, dei suoni, eccetera. Vabbè, allora, l'isola è un luogo quindi piacevole, ideale, ma è anche un luogo di pericolo. È un luogo esotico, cioè al di fuori del nostro solito ambiente, e pertanto diventa anche un luogo di pericolo. Infatti, nell'isola di Ogigia, Odisseo diventa quasi prigioniero della dea Calipso, prigioniero del suo fascino. Infatti rimarrà lì 7 anni. Poi c'è la terra sconosciuta. Di terre sconosciute Odisseo ne ha attraversate parecchie prima di ritornare a Itaca, a casa, alla sua isola. Ecco, bisogna dire anche che, cioè, l'isola che rappresenta la casa di Odisseo, quindi Itaca, il ritorno a casa, la nostalgia di casa, quello che in greco si chiamava nostos, ritorno, e c'è l'isola che invece rappresenta il pericolo. Quindi vado avanti. La terra sconosciuta. Di terre sconosciute nell'Odissea ce ne sono parecchie. Sono le tappe del viaggio di ritorno di Ulisse. Ma questo fatto della terra sconosciuta, quale significato ha? Ha il significato, la terra sconosciuta, i luoghi che non conosciamo, rappresentano per l'umanità due elementi contrastanti, e cioè la voglia di conoscere ciò che non ci è noto, ciò che non abbiamo mai visto, ciò che è lontano da noi, ma al tempo stesso la paura di ciò che non conosciamo. E Ulisse, ecco,
è l'eroe che questa paura evidentemente non ce l'ha. Non ha paura né di andare lui ospite a corte di Alcino, lui ospite dalla ninfa Calipso. Non ha paura di questo e non ha paura nemmeno di accogliere ciò che appartiene agli altri, ciò che è a lui ignoto. Infatti, il personaggio epico di Ulisse rappresenta proprio questo, la voglia che gli esseri umani hanno di esplorare, anche se a volte vengono colti dalla paura del diverso, dell'ignoto. La reggia. La reggia è un luogo ovviamente interno, ma molto importante. Forse, ecco, alla base di questa carrellata di luoghi c'è proprio la reggia. Perché dove è cominciata la vicenda che ha portato alla guerra di Troia? Alla reggia del re di Sparta, Menelao. E quella reggia è la reggia ordinata, ben organizzata, che viene travolta dal tradimento da parte dell'ospite Paride troiano, tradimento non tanto tradimento per l'adulterio consumatosi, ma tradimento dell'amicizia che Menelao gli aveva, come dire, donato. Poi c'è la reggia, invece, poi c'è la reggia di Itaca, dove Odisseo, appunto, vuole fare ritorno. E lì, invece, c'è una situazione che si è rovesciata. La reggia di Odisseo è in mano ai pretendenti, cioè a quella nobiltà che si è sistemata prepotentemente nella reggia e che insidia la fedele regina Penelope. Gli ospiti sono sciatti, hanno i loro vizi, sono prepotenti, violenti, la servitù non obbedisce più alla padrona di casa e addirittura c'è la sporcizia dovunque, c'è la trascuratezza. Non solo, ma se si confronta il personaggio di Agamennone e la reggia di Odisseo, il palazzo di Agamennone, nel quale l'eroe, appena tornato dalla guerra di Troia, viene ucciso per mano della sposa infedele, dovrebbe essere Clitennestra. Al contrario, invece, ad Itaca, nonostante questo clima di confusione, di disordine, la regina Penelope rimane per 20 anni fedele a suo marito Odisseo. Vabbè, per quanto riguarda il tempo, invece, c'è da dire che la narrazione copre un tempo di quasi 40 giorni. Ricordiamo che la narrazione dell'Iliade era la narrazione degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia. Quindi
Qui invece dei 10 anni di peripezie dell'eroe Ulisse, la narrazione copre solo 40 giorni. Dal momento in cui Hermes, Mercurio, va a convincere la dea Calipso di lasciar partire Ulisse, a quando poi Ulisse di fatto torna ad Itaca, non si fa riconoscere se non quando è riuscito a battere Antino, il capo dei Proci. Beh, i personaggi ve li spiego in un altro video.